alle donne il mattino di Pasqua, timore e gioia grande. Sono gli stessi che ho provato in questi mesi, timore che nei primi giorni dopo la nomina, come il vescovo può testimoniare, era smarrimento, tristezza per il distacco, senso di inadeguatezza per un ministero così lontano dai miei desideri e dalle mie capacità. Gioia, divenuta più concreta con l'emergere di tanti affetti, anche sopiti, attestati di stima, e dei tanti volti che, un po' alla volta, dalla diocesi di Modena a Nonantola, danno consistenza a questo mio nuovo servizio. Cresce così di giorno in giorno la gratitudine che ora, pur potendo ricordare solo qualcuno, vorrei dire i nomi di tutti, ma allungherei ulteriormente questa già non breve celebrazione, pur potendo dunque ricordare solo qualcuno, esprimo davvero a tutti, specialmente ai forlivesi, perché domani avrò modo di stare già molte ore con i modenesi. Prima di tutto gratitudine al Signore, le cui vie non sono le nostre vie, e nel Signore gratitudine a tutti gli amici già entrati nella sua gloria, i santi proclamati e quelli nascosti agli occhi degli uomini. Penso a due straordinarie donne forlivesi, Benedetta Bianchi Porro e Annalena Tonelli. Penso alle persone care che hanno già attraversato il velo della morte, soprattutto ai miei genitori, al mio parroco Don Varo, a Don Carlo, alle centinaia di amici, parenti, conoscenti, laici, preti, religiosi che ho conosciuto e amato. Da tutti ho ricevuto qualcosa, anche dai più giovani, come Deborah, educatrice di Azione Cattolica di Villanova, maestra di vita nonostante la sua breve esistenza terrena, o Andrea, seminarista di Forlimpopoli, morto a 29 anni, indimenticabile testimone della passione per Cristo. Penso anche al caro Don Dario, scomparso poche settimane fa, che due giorni dopo la nomina mi aveva inviato una lettera in cui tra l'altro scriveva: mantieni in tutto quello che farai e dirai la semplicità, la forza, l'umiltà di testimone fedele di Gesù. Parole che si sono scolpite nell'animo e riassumono le centinaia di lettere e messaggi ricevuti in questi mesi. Ringrazio le tante persone viventi, voi che mi avete regalato tempo, amicizia, tante testimonianze. In questi mesi sono stato letteralmente travolto dalle attestazioni di stima e di affetto, e mi rammarico di non avere potuto dedicare a tutti un'attenzione adeguata. Dagli amici del seminario regionale di Bologna, i miei compagni di classe, i miei professori, i rettori, è qui presente il mio rettore, il vescovo Paolo Rabitti, che non deve essere del tutto innocente nella vicenda della mia nomina. Agli studenti e colleghi della facoltà teologica, rappresentati dal primo preside, stimato professore di tanti, Don Gildo Manicato, ora rettore del Caprano, fino ai collaboratori delle attività pastorali in diocesi nei diversi ambiti nei quali i vescovi mi hanno inviato, seminari e vocazioni, diaconi, ministri istituiti, universitari, pastorale giovanile, scuola, centro Tavo, Agesci, grande famiglia della Agesci, poi l'Istituto di Scienze Religiose, la scuola Santa Dorotea, e poi i carissimi e pazienti parrocchiani di Roncadello con i quali sono cresciuto. I parrocchiani di Durazzanino che mi hanno accompagnato nei primi passi da giovane padre.
e quelli di San Giovanni Evangelista, che ora, insieme a tutti coloro con i quali ho percorso qualche tratto di cammino, occupano uno spazio privilegiato nel mio cuore. Dietro a questi e tanti altri nomi, luoghi, esperienze ci sono storie, sofferenze, gioie, volti, ci sono momenti che ho potuto condividere negli incontri individuali o con le coppie, incontri che rappresentavano per me i momenti più desiderati del ministero. Infine i malati, giovani o anziani, che dalla scomoda cattedra di una sedia a rotelle o di un letto mi hanno insegnato il Vangelo e ai quali non sono riuscito a dedicare il tempo che avrei dovuto. È impossibile ringraziare tutti anche solo per categorie, figuriamoci se posso fare altri nomi. Vorrei però che tutto questo patrimonio di fede e di affetto non evaporasse nella nostalgia, ma venisse con me a Modena come un tesoro a cui attingere nel mio nuovo ministero. La gratitudine si estende a Papa Francesco, al quale ho avuto modo di dire, come ha ricordato il Vescovo, che era un parroco felice, ricevendo da lui incoraggiamento e sostegno. Ringrazio il Cardinale Carlo Caffarra, Arcivescovo di Bologna, che ho conosciuto e apprezzato negli anni del mio servizio alla Facoltà Teologica. Ringrazio i vescovi della nostra regione e gli altri vescovi intervenuti a questa celebrazione, in particolare il mio vescovo Lino Pizzi, modenese. Forse si era capito che era modenese anche da nome mio. Lino ha accettato oggi di ordinarmi, nonostante i miei molti peccati di omissione nei suoi confronti. Grazie al mio caro amico vescovo di Parma, Enrico Sogni, con i quali condividemmo il periodo a Roma. Ormai una trentina di anni fa, periodo nel quale oltre a studiare giocavamo a calcio, un po' scarsini per la verità, ma nella squadretta del Lombardo, lui mediano e io terzino destro. Grazie al vescovo emerito di Forlì, Vincenzo Zarri. Con saggezza e intelligenza ed è entrato nel cuore di noi forlivesi. E grazie a tutti voi, preti, diaconi, seminaristi, religiosi, laici, che avete preso parte a questa celebrazione, a chi ha organizzato con pazienza e dedizione questa giornata, il comitato presieduto da Don Pietro, la segreteria, il coro, i ministranti, il servizio d'ordine, i giornalisti, chiunque ha dato la mano in qualsiasi modo. Per loro grazia io sono rimasto fuori dalle fatiche dell'organizzazione e per vostra grazia potrò contribuire almeno in parte alle spese di oggi lasciando alla diocesi, come sapete, la somma raccolta nelle parrocchie domenica scorsa. È un segno di partecipazione corale. Grazie anche a chi segue da casa attraverso la diretta televisiva. Grazie ai sindaci presenti, in particolare quello di Forlì e di Modena. Grazie ai signori prefetti di Forlì e di Modena, all'amministrazione, alle autorità civili e militari, ai rappresentanti delle istituzioni che mi hanno espresso in queste settimane in molte maniere collaborazione, stima e incoraggiamento. Chi mi conosce da tempo non faticherà a credere che oggi, piuttosto che con l'anello, la mitra e il pastorale, mi sentirei meglio a mio agio con il caschetto, la piccozza e un paio di lanterne. Adesso però la Chiesa mi manda a compiere questa escursione ed è importante, come nel ghiacciaio, la corda, non procedere mai in solitaria, ma legati, con passo unico e costante, in modo da affrontare il freddo, i crepacci e la stanchezza. Spero che rimaniamo uniti nella stessa cordata e continuiamo a camminare insieme.
Ci accompagnano tutti i santi forlivesi e bertinoresi, in particolare San Martiriano, San Rufillo e la Beata Vergine del Fuoco e dell'Acqua. Grazie di tutti.